Ciao ragazzi, come va? Andrea Spagarino, Physics Train. Il periodo delle feste di Natale si avvicina, quindi saremo tutti seduti a mangiare, ad abbuffarci, panettoni e tutte le altre prelibatezze. E oggi ho pensato, perché non far vedere a chi mi segue un esercizio per un muscolo che sicuramente si indebolirà tantissimo, oltre alla pancia, ma sarà appunto un muscolo che si indebolirà tanto proprio perché saremo sempre seduti. E questo muscolo è questo, il gluteo, ok, il grande gluteo. Quindi oggi voglio farvi vedere un esercizio molto molto utile per sviluppare un po' la forza, soprattutto l'ipertrofia nel muscolo grande gluteo, ok? Quindi se non volete fare altro che vederlo, continuate a seguire il video, ci siamo. Ok ragazzi, eccomi qua. Dicevamo, qual è questo esercizio per lavorare sul grande gluteo in modo, come dire, comodo, che possiamo fare tutti anche a casa. Si chiama pull through, cioè tirare attraverso, ok? Ed è un esercizio veramente, veramente utile sia per chi non è in grado di attivare in modo corretto e adeguato il grande gluteo, sia invece per chi è in grado di farlo per poter utilizzare un sovraccarico progressivo e quindi aumentare gradualmente la forza e anche l'ipertrofia del muscolo grande gluteo. Ma perché a me piace molto questo esercizio? Perché intanto è uno dei pochi esercizi per il gluteo, forse l'unico, no, l'unico no, ma uno dei pochi in cui si può lavorare sul grande gluteo in piedi, ok? Quindi la maggior parte degli esercizi per il gluteo si fa, conosciamo tutti, il ponte, l'hip thrust, no? Quindi il sollevamento del gluteo da una posizione sdraiata con dei sovraccarichi. Ma questo esercizio invece è uno dei pochi che si può lavorare in piedi, quindi funzionale in stazione eretta, ok? Dicevo, appunto, è comodo perché può permettere di utilizzare i sovraccarichi aumentando così l'intensità del lavoro. Ricordiamoci brevemente l'anatomia, ok? Ricordiamoci un po' questo, quindi come facciamo a caricare il gluteo, a lavorare in modo focalizzato solo sul grande gluteo? Beh, semplicemente ricordandoci che quando noi facciamo questo movimento con l'anca, cioè la flessione d'anca, il gluteo si sta allungando, ok? Per cui allungando il muscolo lo stiamo caricando, precaricando per poterlo attivare in modo sequenziale. Quando uno cammina lo fa automaticamente, ma il gluteo infatti spinge dopo che io vado a compiere la flessione dell'anca quando faccio il passo anteriore, quando poi devo spingere per andare avanti, l'anca è flessa perché la gamba è davanti al tronco e il gluteo mi fa fare quella propulsione che mi spinge avanti, ok? Lo facciamo in modo talmente naturale che non ce ne rendiamo neanche conto, come giusto che sia, ok? Quindi ricordiamoci questa prima regola: per lavorare sui glutei bisogna caricare l'anca, flettendo l'anca, e dopo andando a lavorare in estensione. Quindi flessione seguita dall'estensione, ok? L'anca possiamo fletterla sia col tronco fermo e alzando il femore, cioè alzando la gamba, sia con la gamba ferma e flettendo il tronco, ok? Quindi se una parte è ferma, l'altra si muove, viceversa, se l'altra parte è ferma, si muove quella precedente, ok? E questo è infatti sarà il modo in cui noi sfrutteremo oggi il lavoro per rinforzare il gluteo, cioè lavoreremo un po' meno sul concetto di flettere l'anca dal basso verso l'alto, ma vorremmo lavorare dall'alto verso il basso, ok? Quindi flessione del tronco. L'importante, ragazzi, è che quando noi pensiamo, parliamo di flessione d'anca, dobbiamo sempre considerare l'inguine, ok? L'inguine, ok? Questo punto dove noi quando flettiamo creiamo una sorta di concavità all'interno, ok? Una conca. Quindi questo è un concetto importante. Il bacino deve stare in avanti, la schiena deve essere bella estesa, la lombare deve essere estesa, il bacino in rotazione anteriore e l'anca si deve flettere, come se volessi mettere due mani a taglio tra le mie inguine e piegarmi, ok? Questo è il movimento di base che ci servirà per capire come fare questo esercizio. Ok? Bene ragazzi, quindi questa è un po' la premessa generale, ma adesso vediamo bene come si fa l'esercizio, ok? Quindi, come potete vedere dal video, è molto semplice in realtà, basta mettersi davanti a una stazione coi cavi, ok? Prendere la corda, quindi la corda quella che si utilizza in palestra, mettersi all'interno della corda con i piedi laterali, da lì, gomiti dritti, prendiamo la corda, flettiamo appunto le anche, e estendiamo le anche, ok? Quindi ci flettiamo col tronco in avanti, andiamo in avanti verso il pavimento, con le nostre spalle, con il nostro tronco, schiena bella dritta, anche flesse, e da qua senza utilizzare le braccia, mi raccomando,
utilizzeremo una spinta dei glutei. Ok, non è molto semplice all'inizio perché bisogna imparare a sentire bene il lavoro gluteo e la spinta dei glutei, ma questo esercizio, se fatto bene, focalizzerà tutta la vostra contrazione muscolare sui glutei. Infatti, se ne fate già 10-15 ripetizioni fatte bene, cioè solo sul lavoro gluteo, lo sentite molto, molto, si sente tantissimo che il gluteo va a fuoco praticamente, ok? Quindi brevemente lo faccio vedere al volo, ma giusto perché sono già qua in mezzo, ok? Alla postazione, da qua passettino in avanti per caricare un po' il cavo, fletto il tronco quanto più riesco, gomiti dritti e da qua estendo. Ok, quindi ragazzi, mi raccomando, intanto non flettete i gomiti, non lavorate con le braccia devono solamente tenere il cavo, punto. Poi sono dritte, gomiti dritti, braccia dritte, basta, ve le dimenticate. Da qua vado indietro, su, vado indietro. Avete presente i giocatori di rugby o di football americano quando si passano la palla tra le gambe? La palla ovale, la stessa cosa, stesso movimento, ok? Quindi come se volessi prendere la palla dal mio compagno che è dietro di me, tra le gambe, la prendo e poi la volessi lanciare davanti, ok? Vado indietro, su. E ogni qualvolta che tornate in avanti dovete strizzare il culo. Strizzate le chiappe, ragazzi. Quindi adesso strizzo, strizzo, strizzo. Vado indietro, strizzo, 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 ok? E questo modo lo sentite 100% che è gluteo, ok? Ok ragazzi, quindi questo è il lavoro di oggi, l'esercizio di oggi, che mi raccomando fatelo perché se non avete mai fatto sentirete tantissimo lavorare il gluteo e vi darà un sollievo gigantesco perché appunto lo sentirete proprio andare a fuoco. Quindi contrastiamo questa posizione seduta sempre flessa, sempre piegata, col lavoro sul gluteo, ok? E non ci sono scuse qua perché anche se non avete accesso a una palestra o a una postazione con i cavi come ce l'ho io, potete utilizzare tranquillamente anche gli elastici, ok? Basta legare un elastico a uno stipite, comunque a una postazione salda, a qualcosa di solido, e da lì è lo stesso concetto, utilizzate l'elastico a casa e fate l'esercizio, ok? Quindi non ci sono scuse stavolta, non ci sono mai su Physics Train, quindi mi raccomando ragazzi, iniziatelo e lavorate. Ok ragazzi, se vi è piaciuto il video di oggi fatemelo sapere, mettete sempre un commento al video, un like, seguite la mia pagina, il mio canale su YouTube e sul profilo social su Instagram, ok? E appunto fatemi sapere com'è questo esercizio, se lo fate, anzi fatelo, e fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto e se volete sapere altri esercizi di questo genere, non vi resta che commentare e fammelo sapere. Ok ragazzi, ci vediamo, alla prossima!